1 febbraio 1979. Accolto da una folla applaudente, l'Ayatollah Khomeini torna a Teheran dopo quasi 15 anni di esilio. E niente in Iran sarà più come prima. Lo scià di Persia, Reza Pahlavi, fugge. Dopo una turbolenta fase di transizione, nascerà la Repubblica Islamica e il fondamentalismo religioso rappresenterà il perno attorno a cui ruoterà l'intera società.